Mister, chi ben comincia a metà dell'opera, lo possiamo dire, o piedi per terra, ci dica lei. Ah no, piedi per terra sicuramente, noi siamo stati bravi a venire qua con l'atteggiamento di una provinciale, siamo partiti forte, siamo stati fortunati che ha sbloccato la partita, dopo 10 minuti eravamo 2-0 e poi dopo è diventato tutto molto più facile. Indipendentemente dalla qualità dei giocatori indiscussa, si è vista anche una presenza fisica e anche con continuità, una parte atletica davvero invidiabile. Ma io ho portato, quando sono stato chiamato, la prima persona che ho portato è il mio preparatore, infatti ho voluto il mio staff che comprende preparatore del portiere, preparatore atletico e il mio secondo, Davide Belotti. C'è gente che conosco, so come lavora e sono stato fortunato che la società me l'ha permesso di portarli e complimenti vanno a loro. Poi per quanto riguarda la partita, i ragazzi hanno interpretato bene la partita, una squadra aggressiva. Io le mie squadre sono sempre state, a parte l'anno scorso che si sa come mai, le mie squadre sono sempre state così, aggressive, corsa e poi anche giocare a calcio, perché oggi ci hanno messo un po' in difficoltà loro che non ci facevano giocare dal basso come vogliamo noi, però alla fine quando l'hai sbloccata è diventato tutto più facile. Con questa media gol realizzativa Marrazzo dove può arrivare? Non lo so, io Marrazzo ho insistito con la società di farmelo prendere perché conosco il ragazzo, conosco le sue qualità in campo e fuori dal campo, per cui sta solo facendo quello che mi aspettavo da lui. Chiudo con una battuta, siete sicuri che aveva giocato fuori casa oggi? No, stavo dicendo prima, noi abbiamo il dovere, perché giochiamo sempre in casa, con questo pubblico è una roba strepitosa, c'era forse, non so se erano 2000 spettatori in eccellenza, non si vedono da nessuna parte. Noi in pratica giocheremo sempre in casa se siamo così, speriamo che ci sia sempre questo entusiasmo e questa voglia. La squadra sicuramente deve onorare la maglia e l'ha fatto anche oggi nel migliore dei modi.